Era un Meniti commosso quello che si è presentato alla città nella sua prima uscita ufficiale dopo l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto quasi 2 mesi fa a causa di un'emorragia gastrica. Tornato in forma e voluto essere presente all'inaugurazione del parco urbano Antonio Di Giulio e lì ha colto l'occasione per sciogliere qualche dubbio sul suo futuro politico e istituzionale. Io mi rendo conto che c'è un problema di carattere politico-amministrativo che va affrontato. Non mi sembrava adeguato che oggi, inaugurando questo parco, si parlasse di questo problema, anche perché obiettivamente in questo momento io non posso che rinviare qualunque tipo di comunicazione. Invece l'impegno che assumo è che nel giro di qualche settimana, quando sarò nelle condizioni di avere un quadro preciso, parlo di carattere fisico, della mia condizione, assumerò e vi comunicherò le decisioni del caso. Perché un fatto è certo, che nella vita politica l'imprevisto è un elemento che non si può eliminare. E un altro dato è certo, che in politica non ti puoi fermare mai. Per cui il problema è quello di stabilire come Brindisi dovrà continuare la propria vicenda di carattere politico ed amministrativo. L'impegno che io assumo con voi, appena sarò nelle condizioni di dare una risposta che non può più essere interlocutoria, ma che dovrà essere per me, per la mia famiglia, per la mia città, una risposta adeguata e definitiva, sarete naturalmente coloro che conosceranno queste mie determinazioni.